Allora, oggi ragazzi, Enrico, cazzo, quanto tempo, da Fuerteventura. Leonardo, che ormai si è stufi di vederlo, adesso lo anneghiamo, e Jonathan, che fa parte ormai della tappezzeria del gommone. Oggi andiamo in mare, oggi andiamo a vedere cosa troviamo in mare, perché ieri uno del club, un ragazzo del club, che ha il 48 e mezzo di piede, ha preso una seppia grande come il piede, quindi bisogna anche le motorle, dobbiamo andarle a prendere anche noi. Oggi usciamo dalla laguna di Chioggia e ci spostiamo in mare. Peschiamo sempre in basso a fondale e si presenta subito molto bello, con una buona visibilità oggi e con molto pesce. Si vede che la temperatura dell'acqua si sta rialzando. Ne scorgo subito delle mormore, però sono fuori tiro, per cui attendo, non rischio, anche perché è un fucile molto corto, un 50 roller, e il tiro era troppo lungo. Decido di provare qualche richiamo, però questa volta ormai non si avvicinano, sono troppo distanti. Beh, poi la giornata non era partita per il meglio, perché se vedete il cappuccio, mettendolo per entrare in acqua si è completamente rotto ed è ridicolo vedermi così. Sono lì che mi guardo attorno e alla mia spalla destra compare un branzino. Allora lentamente mi giro, lui è molto tranquillo e si avvicina e faccio partire il colpo. Stiamo pescando in 2 metri d'acqua, normalmente utilizzo il mimetismo, però oggi come prima uscita ho deciso di non portarlo per vedere la situazione, ma anche perché l'acqua in teoria doveva essere sporca per le grosse piogge che ci sono state. E qui ragazzi, una cosa incredibile, è la prima volta che mi capita, e adesso lo vediamo assieme, noto che sparisce il pesce, non c'è più pesce, tutto un momento non lo vedo, mi nascondo bene pensando fosse colpa mia, cerco di richiamarli ma li vedo distanti e nervosi, li vedo fuggenti, impauriti. Ho detto cacchio, qua sta arrivando qualche grosso predatore, però è un po' presto per vedere i serra in questa stagione qui da noi, per cui non riesco a capire, ma sicuramente ho detto qui c'è un predatore, qui c'è qualche altro cacciatore. Sono lì in attesa, piano piano mi guardo anche attorno perché ho detto magari c'è qualche mio compagno che non si è accorto di me e sta pescando dove pesco io, ma il pesce scappa. E tutto un momento ragazzi, eccolo lì, il più grosso predatore che abbia mai visto, un cormorano sott'acqua, impressionante, guardate come nuota, un perfetto cacciatore, sta agguatato, fa un agguato mostruoso seguendo le rocce, una cosa pazzesca, incredibile, sono rimasto a bocca aperta ragazzi, un cacciatore perfetto, veloce, rapido, un agguatista mostruoso, cioè siamo delle pippe in confronto noi pescatori. Ancora con il pensiero di quella stupenda visione del cormorano e mi appresto a fare un agguato, sicuramente non al suo livello. Al momento non vedo nulla, allora faccio qualche richiamo per vedere se attiro l'attenzione e mi spunta da in fondo un bel cefalo che molto tranquillo si avvicina incuriosito. Attendo il momento buono e boom! Jonathan le seppie, però dai, è stata una bella pescata, fai uno zoom che sembra più grande.
questi tre sono carini, gli altri sono più piccini. Sì. Questa sarà 2, 3 piccini. Cioè, ti rendi conto quello che ha preso? Che è 47. Quest'anno stiamo attrezzando la macchina del club con tutto per un campeggio di battaglia. Il fornello per cucinare, le tende per dormire, cassetti con pentole, olio, sale, tutto. Che dire, ragazzi, tesseratevi con noi e venite a condividere assieme a noi questi momenti stupendi.